la conta dei danni sul Garda, pericolo valanghe e un masso frana a Brentino. Ma il tempo si teme, la seconda ondata, il lago in piena erode le spiagge. Per parlare di maltempo, di meteo, ci colleghiamo con il nostro secondo ospite, gradito ritorno qui a Buongiorno Telechiara. Saluto e ringrazio Marco Rabito. Ciao Marco. Buongiorno Johnny, buongiorno Telechiara. Allora, prendo spunto da questa fotonotizia dell'Arena di Verona, il maltempo si teme la seconda ondata. Diciamo che ieri c'è stato un po' di tregua e questo ha permesso, soprattutto a Vicenza, ma anche a Padova e in generale a tutto il Veneto, di respirare. Questa seconda ondata fa paura, arriverà? Le previsioni cosa dicono, Marco? Allora, noi siamo interessati in queste ore da un impulso perturbato che è piuttosto modesto, sta portando delle piogge diffuse su tutta la nostra regione, in misura equivalente sia in pianura che in montagna. Si tratta comunque di cumulate che dovrebbero rimanere al di sotto dei 20-25 mm in pianura e al di sotto dei 40 sulle zone esposte delle nostre montagne. Non sono cumulati che arrecheranno alcun tipo di problema dal punto di vista idrogeologico e idraulico. Qualche problema lo daranno dal punto di vista dei movimenti franosi, perché purtroppo i versanti, che sono costantemente dilavati, risultano ancora piuttosto instabili, quindi l'attenzione maggiore riguarderà soprattutto l'aspetto delle frane. Andrà un po' meglio nella giornata di domani, sarà una giornata spesso nuvolosa con qualche debole precipitazione, per lo più a carattere locale o sparso. Avremo anche dei momenti in cui a tratti si vedrà il sole, mentre un nuovo impulso instabile si avvicinerà al nostro territorio domenica e ci interesserà tra la seconda parte di domenica e la notte sul lunedì. Questo secondo impulso potrebbe essere caratterizzato anche da qualche rovescio di tipo temporalesco, quindi le zone di campagna che sono state allagate potrebbero rivedere l'acqua, tornare sul piano campagna, soprattutto sui campi, e invece ravviso molti meno rischi per le zone urbanizzate. Bene, per queste indicazioni Marco, ti chiedo di restare con noi perché volevo proporre ai nostri telespettatori un servizio relativo alla situazione di Padova e della provincia padovana, perché Vicenza, abbiamo appena visto insomma le immagini dall'elicottero, la provincia più colpita, e ne abbiamo parlato all'interno dei nostri notiziari. Padova per fortuna al momento, incrociando le dita, è riuscita a scamparla senza grossi danni dalla prima, diciamo, ondata di maltempo. Vediamo il servizio e poi torniamo in studio perché ho ancora qualche domanda da farti. La paura per l'ondata di piena del Bacchiglione su Padova è passata nella notte, poco dopo le 5, ma la preoccupazione per il maltempo rimane alta. Se in Veneto è stato il Vicentino il territorio ad aver sofferto di più in queste ore, Padova tira solo per adesso un momentaneo sospiro di sollievo. E il transito della piena è avvenuto con quantitativi che hanno sfiorato le soglie di alcune abitazioni, quindi diciamo che siamo arrivati a pelo. Qui va detto che aver avuto la disponibilità dei bacini di laminazione di Caldogno e di Lorolo, che sono entrati in funzione, ci ha dato un aiuto molto importante. Anche a Montagnana, dove il ponte sulla provinciale 19 è stato chiuso per precauzione, la situazione oggi è migliorata, come confermano i volontari della Protezione Civile. Io sono nato qua, sì che il fiume lo conosco, l'ho visto molte volte, pieno. Anche peggio di come era ieri? Beh sì, sì, anche molto più, anche l'acqua che batteva sulla sponda. Passata la paura, l'allerta però rimane alta, perché il monitoraggio nella sede regionale della Protezione Civile è costante sia su Vicenza ma anche e soprattutto sul bacino basso Brenta-Bacchiglione e in particolare proprio nella bassa padovana, dove l'allerta si conferma rossa alla luce del fatto che la rete secondaria è in sofferenza a causa delle forti precipitazioni di questi giorni. In base a quello che ci porterà il prossimo evento meteorologico, insomma, staremo qui a controllare, anche perché abbiamo le difese un po' spuntate, cioè i corsi d'acqua sono pieni, i terreni sono imbibiti e quindi abbiamo, come dire, un po' meno difese rispetto a qualche settimana fa. Occhi dunque al cielo e al bollettino ARPAV, che parla di una ripresa delle precipitazioni nelle prossime ore, moderate ma anche meno intense di quelle dei giorni scorsi. Nessuno però se la sente di abbassare la guardia. Nelle prossime ore, sottolinea l'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin, ci sarà un aggiornamento dell'unità di crisi per verificare la portata e gli effetti della nuova perturbazione. Fino ad ora, conclude Bottacin, i bacini di laminazione comunque hanno fatto il proprio dovere.
Questo dunque è quanto riguarda Padova. Marco, torno da te perché si parla di questi bacini di laminazione che avrebbero, insomma, hanno aiutato in maniera importante buona parte della nostra regione a non finire sott'acqua. C'è una città però, Vicenza, che di acqua ne ha vista e, insomma, ha creato non pochi disagi. L'abbiamo visto con le nostre telecamere, durante i nostri notiziari, lo vedremo anche oggi alle 12.30 con TG Veneto News, e la regia ci sta proponendo queste immagini. Ecco, di fronte a queste immagini è difficile dire è andata bene, però è realmente così rispetto al 2010-2011, ad esempio? I bacini di laminazione realizzati in questi anni sono serviti? Ma sono serviti indubbiamente, sono opere idrauliche che permettono di far correre meno rischi a tutto il deflusso che accompagna poi il Bacchiglione verso la foce, quindi anche per Padova e anche per Bovolenta in particolare, che in passato aveva sofferto gravemente il passaggio del Bacchiglione. Tuttavia la coincidenza devastante di questo ultimo episodio è stata quella di avere dei corsi d'acqua principali che avevano raggiunto un livello elevato, mi riferisco al Bacchiglione, senza tuttavia destare preoccupazioni simili a quelle del 2010, perché in montagna era piovuto in misura minore, mentre in corrispondenza di questa eventualità è piovuto tantissimo in pianura. Pertanto tutta la rete secondaria che dovrebbe afferire al Bacchiglione ha trovato delle difficoltà in ingresso, appunto per un corso molto alto. Questa è la coincidenza particolare, perché in genere quando si verifica una situazione alluvionale sul nostro territorio noi puntiamo gli occhi sulla fascia pedemontana, perché è da lì che si sviluppa la piena del Bacchiglione. In genere in pianura piove meno, pertanto tutta la rete di scolo secondaria riesce comunque ad afferire al fiume, perché lo fa con ovviamente un carico pluviometrico molto minore. A Vicenza in questi tre giorni sono caduti quasi 160 mm d'acqua, con un tempo di ritorno sui tre giorni di 20 anni, mentre, pensate, sui due giorni i 138 mm caduti il 27 e il 28 di febbraio hanno tempi di ritorno di 50 anni. Quindi l'evento in città è stato del tutto eccezionale quanto a piogge cadute. Lo stesso evento 27-28 a Valli del Pasubio ha un tempo di ritorno di un anno. Questo ci fa capire come le piogge per la zona montana sono state normali, mentre sono state estremamente anomale in pianura. L'effetto combinato di questi due fattori ha mandato in crisi le zone più fragili della città dal punto di vista del deflusso delle acque secondarie. Marco, riesci, perché io non l'ho capito, non so, magari anche a casa, il tempo di ritorno ce lo spieghi, sì, in maniera semplice, perché, certo, appunto è un concetto tecnico ma che insomma è molto importante. È un'indicazione statistica che ci permette di capire più o meno ogni quanti anni su un determinato territorio si può verificare un evento di questa portata. Ecco, la portata dell'evento di due giorni, 27 e 28, ha un tempo di ritorno, ovvero un tempo di accadimento medio di ogni 50 anni, quindi un periodo molto lungo. Significa che l'evento che si è verificato ha una certa rarità nel verificarsi. Mentre per Valli del Pasubio le stesse precipitazioni cadute, 160-170 mm, hanno un tempo di accadimento medio di ogni anno, quindi mediamente su Valli del Pasubio un episodio simile capita una volta l'anno. E quindi, insomma, si è anche magari un po' più abituati e pronti, detto che, dicevi prima, insomma, una delle criticità principali adesso è quella legata alle frane, ai movimenti che possono crearsi. Io ti chiedo un'ultima cosa, perché insomma l'auspicio è quello che ritorni il bel tempo, che la pioggia smetta di cadere e quant'altro, però non dobbiamo dimenticare che in montagna comunque è nevicato, quindi qualora dovesse arrivare nuovamente il caldo, adesso entriamo nel mese di marzo, si avvicina la primavera, c'è il rischio che lo scioglimento della neve causi ulteriori problemi se avviene in maniera troppo rapida? Dirò una cosa che vi sembrerà strana, ma già oggi abbiamo delle temperature, già ieri, che sono superiori alle medie, quindi in montagna stanno producendo una fusione abbastanza massiccia delle cumulate nevose. Sta nevicando attualmente solamente al di sopra dei 1900 metri, quindi al di sotto sta piovendo. Abbiamo temperature sopra lo zero con un alto tasso di umidità, quindi il tasso di fusione delle masse nevali è attorno ai 12-15 centimetri al giorno, quindi la neve sta già portando il suo carico sui corsi d'acqua, ed è bene che lo faccia non in un momento in cui sta piovendo intensamente, ma in un momento in cui abbiamo piogge piuttosto deboli.
Dal punto di vista della riserva idrica per i mesi primaverili, questa neve così tardiva fornisce un apporto molto esiguo, perché purtroppo saranno dei cumulati nevosi che non sono stati trasformati dai mesi invernali, ma che verranno, che andranno incontro a una fusione abbastanza rapida, visto che la stagione del disgelo è ormai arrivata. E quindi insomma questa è la situazione. Marco, io ti ringrazio insomma per questo quadro che ci hai dato, torneremo a collegarci con te prossimamente, insomma, quindi rimani con noi e vedremo insomma di tornare a dare un'ulteriore visione a quello che accadrà da qui ai prossimi giorni. Grazie. Grazie a voi. Il 1° marzo, primo giorno della primavera meteorologica, quindi buona primavera, che sia una primavera serena per tutti. Assolutamente, grazie mille a Marco Rabito, torniamo.